Il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, ha imposto all'organizzazione del festival celtico Triskel, al via stasera nel piazzale del Ferdinandeo, a stretta vicinanza con il boschetto, la presenza di un'autobotte dei vigili del fuoco fissa in loco, a spese dell'organizzazione stessa, per tutta la durata della manifestazione, che si chiude il 31 del mese, per prevenire eventuali possibili incendi. Ciò in considerazione dello stato di siccità, del caldo record e dei roghi che stanno imperversando ormai in tutta la regione e nella vicina Slovenia. La cosa più sensata è quella di cercare di operare sulla prevenzione incendi, cioè fare il possibile per evitare che ci sia l'innesco che dia luogo a un incendio sterpaglia, e questo dipende essenzialmente dai nostri comportamenti, che può essere sia buttare banalmente la cicca fuori dal fenestrino della macchina, che parcheggiare anche per poco tempo la macchina con la marmita catalitica su delle sterpaglia, ovvero su dell'erba secca, come ce l'abbiamo dappertutto in questo periodo qua. Più che i grossi barbecue per l'allestimento delle classiche grigliate, a preoccupare l'amministrazione comunale sono i mozziconi di sigaretta, in considerazione delle centinaia di persone che assistono alla manifestazione e ai concerti. Basta pochissimo in questo momento, infatti, per provocare un incendio. Già prevista invece la sorveglianza della polizia locale sul fronte ordine pubblico, per evitare eventuali episodi cruenti, piuttosto che danneggiamenti delle vetture in sosta, ripetutamente segnalati dai residenti della zona nelle edizioni precedenti allo stop per il Covid.